Benvenuti alla quarta puntata di Life 24 Magazine. Oggi parleremo di sport e non potevamo che dedicare una puntata alla tanto ambita e conquistata Serie A. Andremo ad intervistare i tifosi, che sicuramente faranno festa per questa conquista, e poi avremo il piacere e l'onore di avere in studio la voce che accompagna e ci racconta di tutte le partite di campionato, e quindi Giuseppe D'Agostino. In occasione di Palermo-Lanciano abbiamo pareggiato, ma è stato comunque un gran successo perché il Palermo è in Serie A. Siamo in curva e abbiamo ascoltato la voce dei tifosi. Il tuo profumo, stringiti forte a me. E che emozione si prova a ritornare in A? Poteva andare meglio, però è sempre una bella emozione, una grande emozione. Cosa si prova a ritornare in Serie A e l'emozione di questo stadio oggi? È un'emozione unica. È un'emozione unica, soprattutto per chi segue il Palermo da un sacco di tempo. Tornare a questi livelli è sempre un piacere. Però faremo molto bene in Serie A, ne sono sicuro. È un'emozione bellissima, vedere il Palermo ritornare in Serie A è bellissimo. Pure anche un pareggio non ci interessa, basta che abbiamo conquistato la Serie A. Che campionato ti aspetti? Bellissimo. Che emozione si prova a ritornare in Serie A? Il Palermo è bello, una bella partita, ha giocato bene. Possiamo in Serie A. Speriamo che non scendiamo di nuovo in Serie B. Dobbiamo vincere, però no. L'importante è che siamo in Serie A. E io di niente, dai, forza Palermo, dai. Dai, la facciamo per la nostra città alla fine. La facciamo per la nostra città alla fine. Allora, siamo ritornati in A. Che emozione si prova? Vabbè, sempre un'emozione, perché io quando ero piccolo già il Palermo era in Serie A, quindi non l'avevo ancora provato, quindi è una bella emozione. La differenza di quando eri piccolo e adesso, la squadra? Vabbè, sicuramente venire solo qui con amici, tutto lo stadio pieno è un'altra situazione. Che campionato ti aspetti? Un campionato sicuramente diverso da questo, ancora con più grinta e più forza, quindi con più grinta questo. L'emozione di tornare in Serie A? Grande Palermo, si è vista come sempre una sola squadra, come il resto del campionato, d'altronde siamo la squadra più forte di tutte nella Serie B. Adesso vediamo in Serie A. L'anno prossimo sarà un po' più difficile, però credo nella salvezza. Che campionato vi aspettate? Ma con i talenti che abbiamo giovani, penso un buon campionato, speriamo che Zamparini li tenga questi talenti. Il calciatore più bravo di questa stagione? A me piace Belotti. Sei contento di ritornare in Serie A? Sì, moltissimo. Una donna tifosa? Super tifosa. Contenta di ritornare in Serie A? Felice, di più non si può dire. Felicissima. Cosa si aspetta da questo campionato che verrà? Mi aspetto che soffriremo e gioiremo per tutto l'anno prossimo. Grazie. Un amore così grande. Ci troviamo fuori Renzo Barbera. Com'è stata questa partita e le emozioni di
tornare in Serie A. È stata bellissima, anche perché noi quando siamo scesi in Serie B siamo andati via con le lacrime. Oggi è stata una festa, siamo felici di ritornare in Serie A e dopo 7 anni di abbonamento sono nuovamente in Serie A, grazie. C'è il cuore che batte sempre più veloce ad ogni rincorsa. Allora, siamo ritornati in Serie A. Che emozione si prova e com'è andata questa partita di oggi? Un'emozione indescrivibile, veramente. Oggi la partita di oggi abbiamo pareggiato, però la cosa importante è essere tornati in Serie A dopo quest'anno di transizione. Siamo veramente molto felici. Siamo tornati in Serie A! Cosa vi aspettate il prossimo anno? Di sicuro una maggiore partecipazione da parte dei palermitani e comunque delle risposte da parte di Zamparini. Che Zamparini ci tiene il nostro allenatore qua in panchina. Non cambia allenatore. Noi ci abbiamo creduto sin dall'inizio, infatti siamo abbonati e speriamo. Grazie a Zamparini, il nostro abbonamento che ci ha dato lui. Sicuramente. Forza Palermo! Forza Palermo sempre e comunque! Dentro e fuori intorno a noi. Com'è andata la partita di oggi? Ci aspettavamo una vittoria, però un pareggio va più che bene in casa. Siamo ancora imbattuti. Speriamo di continuare. Forza Palermo! Forza Palermo! Forza Palermo! Che emozione si prova a ritornare in A? Beh, è una emozione bellissima, ma questa promozione devo dire che è anche di quei 6.000 che ci sono sempre stati. Forza Palermo! Un saluto a tutti i catanesi, vi odiamo, la Sicilia siamo solo noi! Forza Palermo! Sei contento di ritornare in Serie A? Sì! Che emozione si prova a ritornare in A? Un'emozione grandissima, anche per il Palermo che ha vinto, che ha pareggiato, ma è lo stesso, siamo sempre in Serie A e abbiamo passato anche quest'anno. Come è andata la partita di oggi? Peccato solo per il risultato, però è bello lo stesso, sempre in Serie A. Contenti di ritornare in A? È normale. Ciao Catania, buon divertimento in Serie B. Ciao! E siamo tornati in Serie A, finalmente, forza Palermo! Intanto speriamo di divertirci prima di tutto, è fondamentale che venga allestita un'ottima squadra, quindi presidente, compra i giocatori, dobbiamo divertirci il prossimo anno! Inizia vittoria! I got that summertime.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew see. But it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm finally, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster. Get along with the voices inside of my head. Golpe de cebolla, hasta. ¡Gol! ¡Ese! Solo la voce dei tifosi, ma in studio ascolteremo una voce che ci accompagna, che accompagna le azioni dei calciatori sul campo, Giuseppe D'Agostino. Come avevo anticipato, questa puntata si colora di rosa e di nero e ho il piacere di avere qui con noi la voce che da sempre racconta le attività dei nostri campioni direttamente sul campo, quindi Giuseppe D'Agostino. Salve a tutti, grazie Stefani. Allora, brevemente sintetizzando la tua carriera da giornalista sportivo e telecronista, quando inizi e perché? Ma è iniziata per gioco, effettivamente è stata una cosa che mi sono così trovato a fare quasi senza volere, perché diciamo una ventina d'anni fa ho cominciato per scherzo a bazzicare, nel vero senso della parola, in una radio privata di Palermo, Radio Studio 104, radio che purtroppo non c'è più. Mi occupavo di, facevo un programma musicale la sera, naturalmente stando lì era chiaro che si parlava anche di sport, era una trasmissione che aveva dei programmi, era una radio che aveva delle trasmissioni sportive, una trasmissione del sabato che si chiamava Il Pallino del Pallone con Mario Oddo, insomma ho cominciato così a, diciamo, collaborare, anche se in effetti non era una vera e propria collaborazione giornalistica, e entrare in questo mondo che per me io vedevo soltanto da fuori, perché il Palermo lo andavo a vedere allo stadio da semplice tifoso. Da lì, da cosa nasce cosa, mettiti dietro un microfono un giorno, metti dietro un microfono un altro giorno, ho cominciato a divertirmi a fare questo lavoro. Dopodiché ho fatto un master in comunicazione, ho fatto scuola di giornalismo, lì ho un po' affinato, tra virgolette, le cose che facevo soltanto a livello così istintivo, intuitivo. Dopodiché nel 2000 è arrivata questa meravigliosa occasione di sostituire Alessandro Amato a TGS. Io non ci credevo minimamente, cioè non pensavo di essere in grado di sostituire radiocronisti come lui, come Guido Monastra. Invece l'emittente, Angelo Morello, hanno creduto in me, insomma è da 14 anni che collaboro con TGS. Sono stato fortunato, posso dire, di essermi trovato nel posto giusto al momento giusto, perché diciamo io ho preso il Palermo quando ancora ero in Serie C
e diciamo ho avuto la fortuna di accompagnarlo attraverso la Serie B, attraverso la prima promozione in Serie A, attraverso l'Europa e ora anche attraverso questa seconda promozione in Serie A. Quindi hai visto un po' la storia del Palermo Calcio, in sintesi poche parole per definire questa ultima promozione in Serie A e questo campionato. Beh, la storia sì, anche perché sono vecchio, quindi io la prima Serie A del 1973 me la ricordo perché a 7 anni mio padre mi portò allo stadio e fu amore a prima vista, nel senso il mio amore per il calcio è cominciato in un certo senso lì, poi questi ultimi 13 anni li ho vissuti veramente a stretto contatto con il campo, come hai detto bene tu, e quindi diciamo li porto dentro di me. Posso dire di essere l'unico ad aver avuto il privilegio di annunciare in diretta due promozioni in Serie A ed è una cosa bellissima, è stata un'emozione diversa rispetto a quella del 2004. Devo dire la verità, quella del 2004 è stata più forte, più intensa, più carica, passami questo termine, perché non si andava in Serie A da 30 anni, perché il cammino era stato in un certo senso meno netto, meno trionfale. Questa è una squadra, quella di quest'anno, che grazie a Iachini, grazie ai ragazzi, grazie al lavoro della dirigenza ha veramente ammazzato il campionato. E non perché le squadre sono scarse, come dicono molti, ma perché effettivamente il Palermo è molto forte. Quest'anno è stata una bellissima emozione per questo motivo, cioè perché tornare in Serie A solo un anno di distanza e farlo in questo modo è stato esaltante. È ovvio che adesso bisogna riaprire un ciclo, nel senso che se questa retrocessione dell'anno scorso doveva servire a qualche cosa, era proprio per resettare tutto e ripartire da capo. Quello che ci aspettiamo noi, quello che si aspetta la città, quello che si aspettano i tifosi è proprio questo, cioè che la squadra riapra un ciclo magico come quello del 2004 e che possibilmente magari duri anche più di 9 anni. Dico noi, la Serie B speriamo di non vederla più, ma non solo per 9 anni, ma per molto più tempo. Cosa significa per i tifosi, per la squadra in sé, per la città di Palermo tornare in Serie A? Intanto lasciami dire una cosa, e ci tengo a dirla, l'ho detta, è una di quelle cose che io purtroppo, io sono una persona che non ha peli sulla lingua, proprio per questo a volte non risulto molto simpatico, ma non ci posso fare niente. Io credo che questa promozione appartenga prima di tutto a quei 7-8 mila tifosi che sono stati vicini alla squadra quando ne aveva veramente bisogno, ovvero l'anno scorso quando le cose stavano precipitando e quest'anno quando si era in Serie B, e quindi sicuramente per queste 7-8 mila persone questa promozione vuol dire tanto, vuol dire tantissimo, è un premio alla loro fede, è un premio al fatto che loro ci hanno sempre creduto. È facile tifare quando le cose vanno bene, lo è molto meno quando le cose non vanno bene. Gli americani, da questo punto di vista, che in fatto di sport professionistico sono i numeri uno al mondo, hanno una bellissima espressione, i fair weather fans, cioè i tifosi del bel tempo. Ecco, vorrei che Palermo avesse più tifosi veri e meno tifosi del bel tempo, fermo restando il fatto che ciascuno è libero di fare come vuole, questo diciamo, però insomma è chiaro che secondo me questa promozione premia e gratifica molto di più chi in questi 2 anni e soprattutto in quest'anno di Serie B ci ha veramente sempre creduto. Ci aspetta la partita del 10 maggio, cosa andremo a vedere secondo te? Ma secondo me vedremo una festa bellissima ed è una festa di tutto il gruppo, perché se c'è una cosa che questa squadra ha è il gruppo, e questo lo si deve a Iachini e in parte anche a Gattuso. È stato molto corretto, molto leale Iachini a riconoscere anche i meriti del suo predecessore da questo punto di vista. Questa è una squadra compatta, è una squadra dove tutti si aiutano, è una squadra con un nucleo sano proprio dal punto di vista dell'emotività e del modo in cui questa squadra poi non solo sta in campo ma lo dimostra anche agli avversari, e quindi secondo me vedremo noi sabato la festa di questo grandissimo gruppo che si stringerà, e come ha fatto già attorno al suo allenatore, che ha fatto e sta facendo una stagione strepitosa. Io sono convinto che il Palermo non regalerà punti a nessuno, Iachini secondo me vuole scrivere ancora qualche record, il Palermo è una squadra corretta, secondo me non vedremo quello che si sta vedendo in Serie A in queste ultime 2 giornate, il Palermo è in una posizione molto delicata perché per esempio il Lanciano è in piena corsa per i playoff, quindi è ovvio che il Palermo non può regalare punti, il Cittadella tra 10 giorni stessa cosa, sei andato a prendere 3 punti a Novara, è ovvio che devi
usare lo stesso metro anche con la concorrente stessa del Novara per la retrocessione. Quindi secondo me vedremo un Palermo ancora molto concentrato. Probabilmente Iachini cercherà di inserire qualche uomo che ha giocato meno proprio per valutarlo meglio in vista del prossimo anno, non si vedrà un Palermo rilassato sabato. Secondo me vedremo un Palermo non in vacanza ancora, ma assolutamente in campo. Quindi la Serie A sicuramente meritata e conquistata, possiamo ormai dirlo. Sì, meritatissima. Meritatissima, e nel calcio poi le opinioni, le mie, insomma, stanno a zero, contano i numeri. E i numeri parlano. Record di punti, miglior attacco, miglior difesa, record di vittorie in trasferta, insomma, minor numero di sconfitte. Sono numeri che non lasciano assolutamente adito alcun tipo di dubbio. E ripeto, questo è un gruppo che deve cercare di fare una cosa importante. In questo ovviamente devono aiutarlo molto il presidente e la dirigenza. Deve cercare di trasportare questa mentalità vincente anche in Serie A, un po' quello che ha fatto quest'anno il Verona. Il Verona è una squadra che portava con sé una mentalità vincente e lo ha fatto anche nel campionato di Serie A, con un paio di innesti importantissimi, Luca Toni per esempio. Quindi questa è una squadra con un gruppo sano a cui bastano due innesti di esperienza, intendo proprio di esperienza di Serie A, per veramente fare una stagione assolutamente degna. Io sono convinto che questo Palermo con questa rosa quest'anno in Serie A si sarebbe salvato. Abbiamo raccontato la parte bella del calcio in questo momento, ma purtroppo i fatti di cronaca, soprattutto in Serie A, negli ultimi giorni ci riportano di un calcio non bello, se così si può dire. Come arginare questo fenomeno e come riportare in auge i veri valori dello sport e quindi del calcio? Magari lo sapessi. Se lo sapessi proverei a proporlo io stesso. Io sono convinto che la strada da seguire sia quella che hanno seguito in Inghilterra, dove avevano un problema ancora peggiore del nostro, ovvero la certezza della pena. In Inghilterra il fenomeno hooligans è stato stroncato mettendo in carcere e realmente non facendo più uscire i colpevoli di atti violenti, dando un giro di vite sulle società e cercando di dare delle sanzioni anche delle società che non isolavano i violenti stessi. Dopodiché è chiaro che c'è un problema di cultura sportiva alla base, c'è un problema di approccio mentale, di mentalità. Se io vado alla stazione e tiro una pietra a un poliziotto, il poliziotto mi manda in galera. Se io vado allo stadio e tiro una pietra a un poliziotto non mi succede niente, se non un DASPO, che secondo me è uno strumento che serve veramente a poco, anche perché abbiamo visto che il tifoso del Napoli, Gennaro Di Tommaso, di DASPO ne aveva già due, quindi voglio dire, però era là. Quindi è ovvio che poi alla fine è difficile pensare di risolvere qualcosa quando fuori magari un bambino non può portare una bottiglia con l'acqua, però dentro entrano razzi e bengala. Ci sono degli anacronismi, delle anomalie che sono talmente evidenti. Questi signori hanno nome e cognome. Li conoscono i giornalisti, li conoscono le società, allora li conoscono anche le forze dell'ordine, perché non hanno la possibilità di fare qualcosa di decisivo e di definitivo. Quindi è ovvio che occorre intervenire da due parti. Da una parte le società devono fare il loro, dall'altra le forze dell'ordine devono garantire la certezza della pena. In mezzo ci sta il fatto che purtroppo non può essere curato da una legge. Finché i tifosi andranno alla partita di calcio, allo stadio, come a una guerra, è veramente difficile poter risolvere questo problema. E purtroppo in Italia la mentalità sportiva di troppi ultras è questa, ed è questo quello che si deve cambiare. Il calcio deve essere, lo sport in generale, deve essere una festa, non deve essere un luogo, un modo per scaricare impunemente la propria frustrazione e il proprio odio. Non solo sport nella tua vita, ma sei anche un professore. Come sei come professore? Ma ci sono molte affinità tra il lavoro dell'insegnante e quello dell'allenatore, perché anche l'insegnante lavora con un gruppo e anche l'insegnante deve fare gruppo e deve cercare di fare rendere il proprio gruppo al meglio. Ovviamente noi non andiamo in campo a giocare, ma dobbiamo formare dei ragazzi che poi rappresentano la generazione del futuro.
e in un certo senso dobbiamo trasmettergli anche gli stessi valori che trasmette lo sport: la correttezza, la lealtà, il sacrificio soprattutto, e la voglia di riuscire, la voglia di raggiungere dei traguardi che poi non sono delle vittorie sul campo ma sono delle vittorie nella vita. Quindi sono due mestieri che si toccano. Io dico sempre che ho la fortuna, io vivo comunicando, io adoro la comunicazione, ne ho fatto quasi un modo di vivere, e dico sempre che ho la grande fortuna di fare i due lavori più belli del mondo, che sono i due lavori che hanno la comunicazione al centro, l'insegnante e il cronista. È difficile dire quale dei due ami di più. A volte è un po' come se fossi Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no? Mi vesto di volta in volta del ruolo o dell'altro, e finché avrò la fortuna, la possibilità, perché per me è un vero privilegio di poter fare entrambe le cose nella mia vita, io le porterò avanti tutte e due con lo stesso entusiasmo. Grazie. Allora, un messaggio conclusivo ai nostri telespettatori? Il messaggio conclusivo è un messaggio di ottimismo, di speranza, di credere in questa squadra, di credere nel futuro del Palermo e soprattutto di trasmettere ai giovani i veri valori dello sport, che sono la lealtà, la correttezza e il rispetto delle regole. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te. La nostra puntata termina qui, vi ricordo che potete seguirci sulla nostra pagina Facebook, l'F24 Magazine, e che potete mandare un'email all'F24magazine@libero.it. Alla prossima puntata.